prendere da dietro il mio ragazzo con uno strappon di carta vetrata. Sul mio Instagram, che vi consiglio caldamente di seguire, la domanda quali sono i vostri più intimi desideri sessuali ha avuto ben 2 seguiti. Beh, ecco a voi una ventina di nuove risposte scelte apposta per l'occasione. Amo il genere gangbang, ma ho paura che se lo provassi con la mia ragazza sarei geloso. Sai cosa? Non puoi fingere con te stesso di non avere piacere rispetto a un qualcosa che ti fa indurire il pene, anche al solo pensarlo. Provaci. Al massimo, se non ti piacerà farlo, almeno lo saprai con certezza. Ma fidati, ti piacerà. Una cosa a tre con la mia migliore amica e la sua migliore amica. Ed io, il vostro migliore amico. Fare sesso con lui che mi parla all'orecchio, adoro la voce alterata del godimento fino all'orgasmo. Sì zia, ma dipende pure del dov'è sto ragazzotto. Cioè, te immagini un milanese? Cazzo figa, figa cazzo, cazzo figa. Meglio di Roma, no? Sei tu. Grazie carissimo. Primo pompino a e da un uomo prenotato. Leccarle l'ano pulito, mentre mi risucchia anche l'anima. Pulito. Fare una cosa a tre non mi interessa se con 2 uomini o con un uomo ed una donna. Beh, provaci, dillo a tuo ragazzo. Fidati, apprezzerà entrambi. Prendere da dietro il mio ragazzo con uno strappon di carta vetrata. Delicatissima. Scopare in un museo. Alcolizzata lei per poterne abusare. Continuo a dirvi che nel non giudicare i vostri piaceri, toccherebbe sempre dare un occhio alla legalità di certe cose. Eh? Bene. Vedere che hai nelle mutande sarebbe un inizio. Un magnifico inizio, direi. Vorrei fare sesso in ascensore nel camerino di un negozio, ma non ho trovato mai nessuno ancora di così impavido. Eccolo! Comunque le zozzerie in pubblico le adoro, ma attenti ai bambini. Fate in modo che vi possano vedere per bene. Mi accontento di una fila di ragazze nude a 90 ed io che lo inzuppo nell'ano e intanto loro si toccano a vicenda. Beh, ti accontenti di poco. I furry, le fursuit, i primal play, i comportamenti animaleschi e le grandi differenze d'età. Sembrano nomi di cocktail analcolici, ma fidatevi, non lo sono. Comunque abbiamo capito. In pratica ti faresti scopà da qualche tartaruga centenaria delle Galapagos. Se solo avesse una codina sofficiosa, vero? Fare sesso mentre si guarda una maratona di video di V-Clabe che si dura anche di più. Vereste subito entrambi, fidatevi. Me l'hanno detto, eh. E perché non dovrei fidarmi di mia madre? Farmi pisciare sul cazzo da lei mentre siamo sotto la doccia e ci laviamo a vicenda. La pulizia prima di tutto. Non è un mio desiderio, ma mi fa sorridere perché è un qualcosa che adorano veramente in molti. Ma pochi hanno il coraggio di provarlo. Ovviamente parlo del lavarsi. Sesso coperto interamente di sugo di carne. Sciascio alla bolognese. Tizia legata, pisciata sulla faccia e sborrata negli occhi. Baci baci, amore mio. Mi piace la delicatezza con la quale hai illustrato il tutto. Complimenti. Fare l'amante di un uomo sposato, possibilmente con figli e dalla vita sessuale coniugale infelice. Sono una brutta persona se adoro questo elemento, vero? Una salva famiglie. E non scherzo. Finto stupro, mi piace violento. Adoro, non prendetevela con me. È una donna che parla, eh? Non prendetevela con me. Sborrare in testa ad una donna pelata. E con questo chiudiamo anche la seconda vagonata di desideri sessuali. Sul mio Instagram, che vi reinvito a seguire, c'è già la terza e quarta parte. E poi sto organizzando una cosina, ma ne parlerò solamente su Instagram. Oggi sto registrando a Terracina, intanto il sole se n'è completamente andato. Comunque condividere questi video è molto importante. Posso assicurarvi che se ne dica in giro, c'è ancora un immenso tabù sociale, con conseguente colpevolizzazione dei piaceri erotici. E dato che di solito questi moralisti sessuali, questi moralizzatori del piacere, sono le stesse persone alle quali piace farsi cagare addosso da dei cavalli, ma non riescono ad ammetterlo, rimangono così frustrati. Salviamoli, facciamolo per loro. A presto, cari. Sì, raga, oggi non c'ho la tazza perché ma so dimenticata, ma so dimenticata, raga, ma so dimenticata, che cazzo di persona.